Siamo ormai davvero a pochissimi giorni dalla fine della campagna elettorale e dal voto del 5 novembre, giorno in cui i siciliani saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente della regione e a rinnovare l'Assemblea regionale siciliana. Ultimi giorni di campagna elettorale, tutti i candidati all'Assemblea in provincia di Trapani sono davvero in continuo movimento, tanti incontri. Stasera incontriamo una candidata a Sala d'Ercole, una collega giornalista. Ha deciso di candidarsi e di candidarsi nella lista di Sicilia Futura PSI a sostegno della candidatura a presidente di Fabrizio Micari. Parlo di Patrizia Paganelli. Buonasera Ciao. Patrizia, il tuo è d'obbligo, visto che tra colleghi lo si dà generalmente anche quando ci sono queste occasioni un po' più diverse Certamente. rispetto alle situazioni di vita. Noi non fingiamo mai, siamo sinceri. Assolutamente. E allora, Patrizia, hai deciso di saltare il fosso, tra virgolette, di passare da una parte all'altra. La prima domanda, ovviamente, che mi viene in mente da farti è: chi te l'ha fatto fare, barra perché ti sei candidata? Senti, bella domanda, perché chi te l'ha fatto fare me lo dicono sempre, anche prima che mi candidassi. Me lo dicevano tutte le volte che vedevo qualcosa che non quadrava nel territorio e dicevo, ma va denunciata. E magari mi rivolgevo alle forze dell'ordine. Allora mi dicono tutti, ma chi te lo fa fare? Ma è pericoloso, ma pensa per te. Sono arrivata persino ad averci l'attentato. Però io penso, me lo fa fare il senso profondo di legalità. Me lo fa fare il rispetto per le istituzioni, me lo fa fare sapere che tante persone, uomini e donne, sono morte proprio per liberarci dalle mafie, per liberarci dal malcostume. Allora mi sono detta, ma non è che esistono persone che nascono per fare questo ed altre che invece si prendono i risultati? Tutti noi dobbiamo concorrere a fare questo. Quindi se crediamo veramente nelle istituzioni, nel nostro paese, nella nostra regione, dobbiamo metterci il petto, come dico sempre io, non possiamo dire armiamoci e partite, è troppo comodo. Quindi il motivo principale perché mi sono candidata è stato questo, dovuto al fatto anche che come giornalista ho subito per 25 anni in Sicilia, sono 25 anni che vivo in Sicilia, sono 25 anni che faccio TV, di sentire degli ospiti politici che dicevano una marea di stupidaggini, che parlavano di programmi che hanno realizzato e che invece non avevano realizzato niente e che non gli si poteva rispondere, magari i primi anni un pochetto di più. Poi hanno fatto quelle leggi bavaglio che fanno sempre contro noi giornalisti e noi ci dovevamo limitare a sentire quello che loro dicevano senza poterli mai contrastare. Lo trovo di un vergognoso veramente eclatante. Allora mi sono detta, va bene, adesso vi aggiusto io, mi candido e dico le cose come stanno. Cari cittadini, ve lo dico fin da subito, prima che il collega mi fa la seconda domanda. Cari cittadini, voi dovete fare la differenza, voi non vi potete permettere il lusso di farvi prendere in giro per un posto di lavoro, per un favore che poi non arriverà o se arriva vi danno le briciole. Voi dovete pretendere i diritti. Noi siamo nati per avere dei diritti, viviamo in una società democratica che è fondata su alcuni principi e tra questi principi c'è il diritto al lavoro. La Costituzione lo mette al primo punto? Bene, allora noi dobbiamo tutti insieme lavorare perché il lavoro si possa creare, non pretendendolo dalle istituzioni, nel senso di voler per forza entrare a far parte del comune, provincia, regione e noi siamo la regione con 20.000 persone che lavorano là, un esercito, quando a Milano ce ne sono 4.000. Abbiamo i forestali che bruciano persino i monti per poter far finta di voler lavorare e poi ci prendono in giro alla 7 nel bellissimo programma di un collega meraviglioso dove dicono che andiamo pure a farlo con gli asini. Cioè, ma siamo veramente asini? Ma facciamo le persone serie. Allora, cominciamo nel fare le persone serie col votare le persone per bene, ma non basta. Per bene, competenti, coraggiose, quindi con tanto di coraggio e con tanta passione, perché le cose si cambiano quando c'è questa passione. Io non ve li nomino quei candidati che magari pochi hanno fatto qualcosa nella nostra provincia, erano tutte persone motivate da competenza, passione e coraggio. Tutti gli altri hanno fatto solo i loro sporcissimi interessi, facendo morire tutto quello che il territorio aveva a disposizione. Noi abbiamo un territorio ricco, non soltanto per l'agricoltura o per la pesca, che hanno fatto morire anche questo. E tra l'altro gli agricoltori si lamentano perché dicono, magari i pescatori hanno il fermo biologico, noi cosa abbiamo nei momenti in cui le colture vanno male?
noi non abbiamo niente perché non abbiamo persone che si sono impegnate e non si sono impegnate né a livello comunale né a livello provinciale, adesso le province ritornano, lo sapete, e nemmeno a livello regionale, nazionale e comunitario. Tutto quello che langue il nostro paese dal punto di vista dei prodotti agricoli è colpa dell'Unione Europea, ma non dell'Unione Europea in sé, perché come organo è positivo, io sono favorevole, ma dei nostri che vanno lì e che non si battono per le nostre politiche. E così ci vediamo qui arrivare i prodotti del Marocco e di altre nazioni vicine, e noi buttiamo le arance e noi non possiamo produrre il vino perché le nostre uve sono in eccesso, dicono, e quindi il nostro vino è in eccesso. Certo, è in eccesso nel momento in cui noi siamo così rimbambiti, fatemelo dire, che invece di imbottigliarlo lo lasciamo sfuso, oppure di regaliamo i mostri al nord e loro fanno la ricchezza. Addirittura c'è stata una legge che abbiamo fatto far sì che loro potessero comprare quei terreni per poi togliere tutte le piantagioni di vino e di uva, quindi hanno estirpato i vigneti. E che cosa hanno fatto? Con quella carta che testimoniava che avevano più quantità di terreno, si sono rimpiantati e i vigneti da loro, hanno messo da loro le barbatelle, che sono così si chiamano, io sono agricoltore quindi me ne intendo, e oltre a essere giornalista sono figlia di un grande agricoltore nell'Agropontino, non ho il vino di qualità che ha la Sicilia, perché da quando sono in Sicilia ho capito che cosa significa fare il vino, perché da noi puntavano sulla quantità, infatti abbiamo i vigneti a tendoni che fanno 14 di grado, cioè voglio dire, insomma, robetta insignificante, no? Quando invece qui che è riuscito a fare 18-20 di grado e che magari le uve vengono a costare un niente, non è giusto. E allora per fare questo ci vuole persone che se ne intendono, che sanno quali sono i progetti da fare, che richiedono i finanziamenti all'Unione Europea, no che li mandiamo sempre indietro. Perché li mandiamo indietro? Perché siamo incapaci, perché siamo disinteressati, perché non amiamo veramente la nostra terra. Fare politica significa fare qualcosa per l'umanità, per la società, per la collettività, per il gruppo dei pari. Noi dobbiamo cominciare a pensare che la politica non è qualcosa per i politicanti, ma è qualcosa per persone per bene che vogliono veramente impegnarsi per questo territorio. E spetta solo a noi mettere le persone per bene, mettere le persone capaci, mettere le persone con passione. Io in questi giorni sto sentendo delle campagne elettorali veramente vergognose. Intanto i soliti noti che si comprano i soliti voti attraverso i soliti capo elettori che praticamente hanno fatto dei piccoli favoretti e che quindi ritornano a chiedere, a bussare alle porte dicendo adesso devi votare per il mio cardillo, perché se no io favori non te ne faccio più e non te ne posso fare, perché se ci sono loro io posso continuare a farti il favore, se non ci sono no. Noi abbiamo bisogno di diritti, cittadini, facciamo uno scatto d'orgoglio, i diritti noi dobbiamo pretenderli e dobbiamo pensare a tutti quelli che sono morti per i diritti e non dobbiamo in questo modo piangerli per finta nelle varie manifestazioni finte e poi dimenticarci di loro. Se li vogliamo veramente bene, se li vogliamo ricordare, da Rosario Livadino, che io adoro, a tutti gli altri, lo dobbiamo fare mettendo la nostra faccia, il nostro petto in prima linea e dicendo noi siamo la differenza, noi vogliamo un mondo migliore. Scusami se ti ho preso tanto tempo, ci mancherebbe, però ci tenevo tantissimo. Però insomma, che tu non avessi peli sulla lingua è riconosciuta, che sei una battagliera è altrettanto riconosciuta, che hai le idee chiare è altrettanto riconosciuto. C'è un problema, tra virgolette, tu per 25 anni sei stata da questa parte e dicevi in apertura di questa intervista che insomma ne hai sentite di tutti i colori da parte di coloro che hanno fatto politica e che continuano a farla. Nell'andarsi a mettere dall'altra parte, nell'andarsi a candidare e quindi a interfacciarsi con gli elettori, come riesci, come sei riuscita e come vorrei riuscire in questi ultimi giorni di campagna elettorale a far comprendere ai cittadini, a coloro che andranno a votare, che bisogna innanzitutto andare a votare per avere un peso nelle scelte del futuro di una regione, come fai a convincerle, tra virgolette, queste persone? Ma io ho provato a fare questo e non sono venuta a bussare nelle vostre case, ma non per mancanza di umiltà,
ma proprio perché sono una persona che crede nel rispetto degli altri. Bussare a casa di qualcuno e andare a chiedere il voto mi sembra rompere le scatole, sinceramente. Io credo che le persone ti debbono conoscere per quello che tu hai fatto, per quello che tu sei. Io vivo in questa provincia, abito a Marsala, mi conoscete, ho fatto la giornalista per 25 anni in Sicilia, 5 a Roma. E praticamente sapete tutto di me, dovete vedere come mi comporto con voi da sempre, non oggi, no, durante la campagna elettorale, quello che ho fatto in tempi non sospetti, in tempi non sospetti, come dice bene il mio collega, perché è lì che vanno valutate le persone. Io, se vi incontro, vi do il mio bigliettino, perché vi dico: sapete, mi sono candidata soltanto per farvelo sapere, ho usato per parlare con voi soprattutto il mezzo di informazione, e che voi sapete, durante la campagna elettorale è chiaro che c'è anche un costo, che ho tolto alla mia famiglia. Devo ringraziare i colleghi che sono stati clementi nei miei confronti, perché chiaramente hanno riconosciuto il mio impegno sociale, però voglio dire, comunque dei soldi l'ho dovuto impiegare, che ho tolto, ripeto, alla mia famiglia, e l'ho fatto proprio perché ci credo, proprio perché ho detto: cittadini, per raggiungervi non mi venga a scocciare nelle case, se voi volete raggiungere me su Facebook mi trovate, per strada mi trovate, sono sempre in giro, sono sempre stata in giro, non mi devo nascondere perché non ho niente da nascondere, e sono stata sempre disponibile. E se non mi voterete, ritornerò a fare la giornalista, ritornerò a combattere per questo territorio in quest'altro modo. Però sappiate che se mi eleggerete alla regione siciliana avrete un alleato in più, perché qui posso protestare, qui posso raccontare i fatti, qui posso incastrare il politico, ma poi alla fine quello se ne va e si fa gli affari suoi, abituato a comprarsi tutto. Voi dovete essere liberi da questo essere comprati, e dovete pensare che ci sarà una persona che è capace di rendervi liberi fino in fondo, perché io non mollo, ve l'ho detto, ho avuto un attentato e sono ancora qui, non ho paura, ringrazio Dio che mi ha salvato la vita, perché 16 colpi in testa di una sbranga di ferro zingata, io non so nemmeno perché sono rimasta in vita, vuol dire che voleva qualcosa da me, ci sto provando, se voi volete ci provate insieme con me. I tempi televisivi sai che sono strettissimi, ti faccio una domanda flash. Tu sei stata, sei qui in Sicilia da tanto tempo, in questo territorio, nella provincia di Trapani, da tanto tempo. Giusto due o tre cose, secondo te, delle quali questo territorio ha bisogno e che il prossimo governo regionale dovrebbe affrontare subito? Strutture e infrastrutture, perché è chiaro che noi abbiamo la ferrovia a un binario. Quando da Milano in su camminano con l'alta velocità, in 3 ore tu fai Milano-Roma. Ho detto tutto. E se hai bisogno di qualche informazione sulla ferrovia mi posso offrire, perché la faccio ogni giorno. Ecco, perché lui per lavorare praticamente da Alcamo, dove abita, deve prendere il treno per arrivare. Potrei scrivere un libro, ecco, di informazione. Lo scriveremo insieme. Allora, praticamente le ferrovie è uno schifo. Vabbè, tutti parlano del porto, perché Marsala non c'è porto, c'è questa polemica tra Marsala e Trapani sui porti. Io voglio dire, la prima cosa fondamentale sono le strade, che fanno veramente pena, l'aeroporto. Ragazzi, l'aeroporto per noi è la vera autostrada. Noi viviamo in una regione che da questo punto di vista, e come tanti altri, è svantaggiata. Quindi se non abbiamo l'aeroporto siamo rovinati. Adesso in campagna elettorale stanno uscendo un po' di note dove dicono: stiamo facendo questo, stiamo facendo quell'altro. Io mi fido, perché tutte le campagne elettorali hanno fatto sempre queste note e poi non abbiamo visto i fatti. Qui ci vogliono i fatti. L'aeroporto deve continuare come era prima e deve ritornare più di prima a dare tutte le città possibili, prima italiane e poi straniere, da Birgi, perché noi non dobbiamo andare a Palermo per poter volare, noi dobbiamo volare da Birgi, e dobbiamo volare perché se no siamo tagliati fuori dal mondo tutto intero, quello che produce, quello che conta, quello che ci dà anche una sanità diversa, perché al di là di quello che dicono che hanno fatto nella sanità, noi purtroppo abbiamo una sanità che sta indietro, non per causa dei medici, tra l'altro io sono sposata a un medico, io so quanto lavorano e quanto impegno ci mettono nel loro lavoro, ma sono lasciati abbandonare se stesso, perché le strutture all'interno degli ospedali non funzionano. Adesso, per esempio, a Marsala ha fatto un ospedale bellissimo, ma mancano i medici, ma mancano gli infermieri. Voglio dire, ma come possiamo lavorare in queste condizioni? E poi io penso ai giovani. Il diritto al lavoro, ve l'ho detto tante volte, è un'altra cosa a cui ci tengo tantissimo. Sapete che in questo periodo si sente continuamente parlare delle violenze sulle donne, continuamente, in Sicilia, in Italia, nel mondo. Noi dobbiamo creare qualcosa che possa tentare di riavvicinare i due sessi, di educare i sentimenti, di educare al rapporto tra le persone, e quindi dobbiamo istituire qualche cosa che possa consentire
che partendo dai giovani all'interno delle scuole, ma non soltanto nelle scuole, perché noi non abbiamo centri sociali, non abbiamo centri di aggregazione, dove si incontrano i giovani? Nei pub, nei bar, a bere e tornare a casa ubriachi? Non è possibile. Insomma, anche qui idee chiare da parte di Patrizia Paganelli, qualche punto ovviamente compatibilmente con i tempi televisivi. Ci sono altri 2 minuti a disposizione, Patrizia, lì dietro le telecamere, come tu ben saprai, ci sono i cittadini di tutta la provincia di Trapani, certo, che soprattutto in questo periodo cambiano canale perché vogliono capire, vogliono sentire tutti coloro che si propongono alla loro attenzione. Come concludere questa chiacchierata rivolgendoti proprio a loro? Cari cittadini, io so che il 26% di voi non sa che ci sono le elezioni e questo mi sconcerta. So che molto di più del 26% non vorrebbero andare a votare perché pensano che la politica è fatta da delinquenti, da persone che pensano solo a loro stessi e che non cambierà niente. Non cambierà niente se ragioniamo così. Noi dobbiamo andare a votare e non dobbiamo, stavo dicendo volare, che volare è importantissimo. Noi dobbiamo andare a votare perché noi cittadini siamo la differenza, noi possiamo incidere, noi cittadini liberi, perché ci saranno quelli che sono corrotti, che avranno i loro amici corrotti, che voteranno per loro e allora saremo complici di aver fatto eleggere sempre le stesse persone. Se vogliamo cambiare, noi liberi, noi che non siamo stufi, noi che non volevamo andare a votare. Io ho scritto pure una canzone, noi siamo stufi di stare qui a aspettare che forse qualche cosa un giorno può cambiare. E allora non voglio aspettare. Noi possiamo cambiare, noi possiamo fare la differenza votando le persone capaci, per bene, competenti, pieni di passione, pieni di coraggio. Patrizia Paganelli lo è. Grazie. Questa è Patrizia Paganelli, ricordo ancora una volta, candidata all'Assemblea regionale siciliana in occasione del voto del 5 novembre nella lista Sicilia Futura PSI, Micari presidente, a sostegno ovviamente di Fabrizio Micari, candidato presidente della regione. Grazie Patrizia di essere stata con noi, ovviamente grazie in bocca al lupo per questi ultimi giorni di campagna elettorale e per il voto del 5 novembre. Grazie a voi per averci seguito da casa, arrivederci. Un bacio a tutti. We'll be right back.